gamba lunga. Oggi, per la prima volta, da che è iniziato l'inverno, abbiamo trovato l'acqua dello stagno completamente ghiacciata. E noi ragazze della scuola siamo rimaste piacevolmente sorprese. È sconcertante vedere con che velocità cambiano le stagioni, vero? Ah, che fredda! Avanti, coraggio! Dov'è l'asciugamano? Eccolo qui. Ah, grazie. Così, come cambiano le stagioni, anche noi stiamo cambiando. Siamo entrate qui che eravamo semplici ragazzine, ma ora siamo cresciute e da qui usciremo delle donne. Ehi, Sally! Sì? Oh, mi hai chiamato? Che cosa vuoi, Judy? Oh, niente, è davvero un bel colore. Ti ringrazio, questa è una tonalità che va molto di moda quest'anno. Su, tieni, provalo anche tu. No, grazie, lo proverò un'altra volta. Avanti, mettitelo, voglio vedere come ti sta. Va bene. Oh? Eh sì, a questo punto siamo persone adulte. Anch'io non sono più la ragazzina di un tempo. E poi domani compirò 17 anni. Oh, non sono capace di metterlo molto bene. Come mai ti stai mettendo il rossetto? Domani Bob ha detto che mi porterà a fare un giro per la città in macchina. Judy! Tu domani festeggerai il tuo compleanno con il signor Pendleton. Perché non metti questo rossetto anche tu? No, meglio di no. A lui non piace che io mi trucchi il viso. Mi preferisce così, acqua e sapone. Ah, lo conosci bene. Ah, smettila. Non prendermi in giro, divento rossa. Oh. Ehi, Sally, vediamo come ti sta l'ombretto, dai. Va bene, ora ci provo. Solo che è la prima volta che lo uso in vita mia. Ci picchia. Anche questo è bellissimo. Davvero, ti piace? Sì, moltissimo. Non sono sicura che sia... Ciao, ben svegliata, Giulia. Oh, buongiorno. Mi stavo chiedendo che cosa stesse succedendo. Cosa fai, Judy? Ti vuoi truccare? No, io non ho intenzione di mettermi nulla. Prova un po' a dare un'occhiata a Sally, invece. Molto bene, Sally. Fammi vedere. Eccomi qua. Allora, guarda come sto. Devo dire che ti dona. Davvero? Dici sul serio? Aspetta che mi guardi anch'io, eh. Che disastro! Ma che cosa ho combinato? Sally, aspetta. Ti faccio vedere come si fa. Devi fare dei tratti molto leggeri. Ah, ho capito. Che brava. Si vede che tu sei già un'esperta, Giulia. Non so se devo truccarmi. Però Jervis mi dice sempre che io gli piaccio così come sono. Ah, che bello! Non vedo l'ora che sia domani! Finalmente potrò rivedere Jervis! Ciao Judy, senti, io vado in paese a fare compere, mi accompagni? Sì, vengo anch'io. Che cosa devi comprare? Oh, degli altri cosmetici. Cosa? Ma che te ne fai? Ne hai già così tanti. È vero, ma purtroppo quelli che ho mi hanno fatto allergia. Ma guarda, hai la fronte piena di puntini. Il fatto è che hai una pelle molto delicata. Eh sì, probabilmente è così. Giulia, tu che sai tutto di cosmetici, perché non vieni a consigliarmi? Mi dispiace, ma devo andare in biblioteca. Voglio leggere un libro che avevo prenotato tempo fa. E poi non ho nessun invito per domani. Oh, mi dispiace. Però potresti venire lo stesso insieme a noi. Oh, non preoccuparti per me. A volte è bello poter restare da sola. Bene, voi cercate di divertirvi in paese. I vostri libri li porto io in camera. Dici sul serio? Ti ringrazio. Non c'è di che. Judy? Ah, grazie, sei molto gentile. Vogliamo andare? Sì, certo. Judy, ma tu non devi proprio comprare nulla? No, ho appena comprato un paio di scarpe nuove. Allora compro un regalino per il signor Pendleton. Ah, sì, questa è una buona idea. Thank you.
Buongiorno, qui è la Ferguson House. Attenda un momento, prego. Giulia, c'è una telefonata per lei. Una telefonata per me? Sua madre vuole parlarle. Grazie. È pronto, mamma? Come stai? Ciao, Giulia. Dovresti prepararti per venire a New York. E come mai? Così all'improvviso? Abbiamo deciso di dare un cocktail in tuo onore. Cosa? Un cocktail? E perché? Pensa che bello. Tuo padre vuole presentarti a un simpatico giovanotto. Ma cos'è questa novità? Vedi, Giulia, pensiamo che sia un buon partito per te. Un buon partito? Un buon partito? Non ho intenzione di venirci. Ora stammi bene a sentire, bambina mia. Il ragazzo che abbiamo deciso di presentarti è il figlio di un proprietario immobiliare di New York. Il fatto che suo padre sia facoltoso, a me non importa proprio un bel niente. Il padre è facoltoso? Adesso stai zitta e ascoltami. Che tu incontri questo ragazzo è molto importante, anche per tuo padre. Sai, ci è voluta tutta la sua influenza per organizzare questo incontro. È inutile insistere, io non voglio incontrarlo. E inoltre... Basta, Giulia. Ti ordino di venire qui domani e questo è tutto. Passerò a prenderti domani mattina. Non ho bisogno che mi trovi un buon partito. Ripeti? Che cosa vorresti dire con questo? Ecco, io sono già innamorata di qualcuno. Sei innamorata? Non raccontarmi storie. Credi di cavartela tanto facilmente? Sono pronta a scommettere che è una delle tue solite invenzioni. Non è un'invenzione. Si chiama Jimmy. Jimmy McBride. Ed è il fratello della mia compagna Sally. Mi hai capito? Senta, Giulia, per caso il ragazzo di cui parlava sua madre è il figlio dei Rothschild? Ma è la famiglia più ricca del paese, è una grande opportunità. Un'occasione così capita una volta sola nella vita, cara ragazza. Incredibile, è un sogno. Sono già innamorata di qualcuno. Si chiama Jimmy. Jimmy McBride. Ed è il fratello della mia compagna Sally. Hai capito? Comprato e poi ormai è fatta, non credi? Sono certa che a Bob piacerà molto. Lo spero proprio. Judy, hai un minuto per me? Oh, ciao, Giulia. Guarda, dimmi come sta. Non pensi che abbia esagerato un po'? Forse è troppo elegante per me. Domani Bob la porterà a fare un giro in macchina. Stai veramente molto bene. Hai visto, Sally? Te l'avevo detto. Anche Giulia dice che ti sta bene. Stai tranquilla. Farai un figurone, vedrai. Se lo dite voi... Allora ci credo. Oh, Giulia, pensa che bello. Judy ha comprato per tuo zio un fazzoletto bellissimo. Ha persino le iniziali ricamate. Ehi, insomma, Sally, lo sai che parli un po' troppo? Judy ha intenzione di regalarglielo domani quando lo vedrà. Coraggio, Judy. Perché non lo fai vedere anche a Giulia? A me veramente? Sì, Judy, fammelo vedere. E va bene. Eccolo, è questo. Ho notato che spesso Jervis dimentica il fazzoletto a casa. Gli piacerà, è davvero molto bello. Lo spero tanto. Vedrai come sarà contento. Credi davvero? Ma sì, oh, certo. Giulia, qualcosa non va. No, non è niente. Voglio solamente andare a fare due passi. Ma... un momento, Giulia. Aspetta, non volevi dirmi qualcosa poco fa? No. Non importa, non ti preoccupare. Che strano. Tu che cosa ne pensi, Judy? Credi che mi staranno bene questi guanti? Io trovo che siano molto belli. Sally, sei più fiduciosa. Hai ragione, ma sono fatta così. Già, lo so.
Eccomi! Arrivo subito! Tieni! Per oggi basta! Mi hanno detto che potete andare negli spogliatoi! Ti trovo molto elegante, sai? Ma dimmi, il tuo appuntamento non era per domani? Oggi faremo un giro in macchina noi due. Spero che vi divertiate. Tu e Sally siete una gran bella coppia. Ehi, guarda, Jimmy! Sto bene con questa giacca. Sai, vorrei fare bella figura. Tu sei sempre elegante, qualsiasi cosa indossi. Sei più sicuro di te. Hai ragione, Jimmy. È vero, è importante avere sicurezza. Dai, forza, scorre, più veloce! Creanzati! Ma guarda qui, ragazzacci, come mi hanno conciato! Pronto? Sono Jimmy McBride. Ciao, come stai? Non vedo l'ora di fare la doccia. Che faticato oggi, ragazzi! Cosa? Domani, dici? D'accordo, per me va bene. Non prima di aver messo una firma su questo modulo. Sono solo venuta a trovare mia figlia, perciò si tolga di mezzo. Ma chi grida? Che sta succedendo? È il regolamento, signora, non insista, per favore. Io ho molta fretta, devo vedere mia figlia. È impossibile, non posso lasciarla salire. La smetta di fare la pignola e si levi di torno. Ma quella laggiù è la madre di Giulia. Come mai è venuta qui così presto? Giulia! Sveglia, Giulia! Non c'è. Dove sarà andata? Che strano, il letto non è neanche disfatto. Sally, sono Judy. Sally, svegliati, apri gli occhi. Ah, Judy, buongiorno, sei tu. Perché mi hai svegliata? Sai per caso dove è finita Giulia? Giulia sarà a letto. Accipicchia, ma come mai non è a letto? Ehi, ascolta, Sally. Non hai trovato che Giulia fosse un po' strana ieri? Sì, hai ragione. Non ha fatto altro che leggere quel libro. È vero. Oh, guardiamo nel suo armadio. Oh no, la sua borsa da viaggio e il suo vestito preferito non ci sono più. Ma che significa tutto questo? Non ne ho proprio idea. Judy, hai un momento per me? Non è niente, voglio solo fare due passi. Un momento, Giulia! Aspetta, ma non volevi dirmi qualcosa poco fa? No, non importa. Non ti preoccupare. Deve esserle successo qualcosa. Insomma, signora, le ripeto che prima deve firmare il modulo. Non ho tempo da perdere per queste sciocchezze. Che succede? Chi è che sta urlando? Io so che poco fa è arrivata la madre di Giulia. Come mai? Voglio solamente vedere mia figlia Giulia e lei non me lo può impedire. Niente affatto!
fatto. Io ho la responsabilità di fare rispettare le regole del convitto. Ma perché stanno gridando così forte? Non lo so, non capisco. Ma a quanto sembra la signora Pendleton è molto arrabbiata. Glielo ripeto per l'ultima volta, si tolga di mezzo o passerò con la forza. Non si azzardi, questa è la regola e finché ci sono io nessuno la violerà. Non cerchi di fermarmi. Giulia, dove sei? Giulia! Oh, signora, la prego. Cerchi di calmarsi e torni subito indietro. Io sono calmissima, cara signora. È lei invece che non dovrebbe agitarsi tanto. Lei è la madre di Giulia. Buongiorno, piacere di conoscerla. Il piacere è anche mio. Voi dovreste essere Judy e Sally. Andreste a chiamarmi Giulia? Ecco, veramente noi... Giulia? Giulia, sono io! Sono venuta a prenderti! Signora! Giulia? Come mai Giulia non è in camera? Cosa? Giulia non è qui? Il fatto è che... Ma certo! Sì, ora ricordo! Aveva detto che voleva fare una passeggiata di buon'ora! Davvero? Sapete da che parte può essere andata? Non saprei! Non ne ho idea! Il parco della scuola è così grande! Eppure le avevo detto che sarei venuta a prenderla! Per quale ragione è venuta a prenderla? Ci sarà una festa in suo onore. Scusi, ma lei come fa a saperlo? Ecco, io lo so, perché ho sentito qualcuno che ne parlava. Veramente non riesco a capire. Ieri sua madre ha telefonato a Giulia e le ha detto che aveva intenzione di organizzare un cocktail per presentarle il figlio di un ricco possidente di New York. Presentarglielo? Per quale motivo? Deve sposarlo. Adesso capisco. Giulia voleva parlarmi di questo ieri sera. Ma io ero così euforica che non ho capito che c'era qualcosa che la turbava. E invece io pensavo solo a me stessa. Povera Giulia, lei aveva bisogno di me. Aspetterò qui finché non rientrerà il convitto. No, no, questo non può farlo. Prima deve venire con me in ufficio a firmare quel documento. Ha capito, signora? Sally, presto! No, ma aspetta! Che intenzioni hai, Judy? Vuoi spiegarmi cosa vuoi fare? Senti, Sally, non ti allarmare, ma secondo me Giulia è scappata via. Cosa è scappata? Sì, scusa, Judy. Quando siamo tornate ieri pomeriggio, ho visto Giulia molto strana. Sono sicura che volesse parlare con noi. Ma noi non le abbiamo dato retta. Adesso, intanto che io vado a cercarla, tu terrai occupata sua madre. Cosa? Io devo tenerla occupata? Sally? Sally? Sì, arrivo. Sally, mi raccomando. Sì, ci proverò. Farò tutto il possibile. Ciao. Ah, eccoti, Sally. Tuo fratello maggiore si chiama Jimmy, non è vero? Sì, è così. Sai dove si trova adesso? Ecco, vede, lui studia all'università di Princeton. Jimmy? No, non può essere. Tu credi sia possibile che Giulia sia andata a trovarlo? Non credo. Perché dovrebbe essere andata con lui? No, non può essere andata da lui. Giulia, ieri per telefono, mi ha detto di essere innamorata di un ragazzo chiamato Jimmy McBride. È innamorata di mio fratello. Accidenti! Devo fare presto! Sai per caso se lei è uscita qualche volta con tuo fratello Jimmy? Veramente, io non saprei. È tutta colpa mia. Se ieri avessi ascoltato quello che aveva da dirmi, non sarebbe scappata. Giulia, ti prego, perdonami. Giulia! Mamma e un papà.